Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi proviamo a rendere questo vlog di una giornata intera. Almeno racchiudiamo questa avventura magnifica. L'amica ci ha spoilerato dove andiamo. Lotte World Busan. C'era stato molto carino Lotte World, ma questo di Seoul ovviamente è un'altra cosa. Quindi ci siamo svegliate molto presto. Per noi è presto, fidatevi, alle 8 per noi è molto presto. Apro e chiudo graffa, quadra e tonda. Quindi ora ci sarà un piccolo makeover, perché non ci andremo di certo così, ovviamente. Lotte World, che si va a fare a Lotte World? Si va a lottare contro il mondo. Va bene, che sicuro è quello che faremo, perché la fila sarà immensa. Vi faccio vedere che cosa, se non lo conoscete. Se lo conoscete sarete molto excited. Tra l'altro guardate cosa ho ritrovato. Questo, per chi ovviamente segue gli episodi di Run e tutto, saprà perché vanno portate queste a Lotte World. Ma in realtà poi vi faccio vedere, perché ovviamente dentro ci sono shop, negozi, tutto di più. Lotte World è proprio famoso perché tu vai e ti metti questi cerchiettini, che ci sono veramente di ogni tipo, ogni tipo. Fa parte dell'esperienza affittare la divisa da studentessa o studente. Rosalba ci delizierà con questo lato dell'esperienza, perché diciamo che non è che faccio proprio per me. E quindi insomma vedremo. Adesso ci diamo una make upata. Tra l'altro, se vi interessa sapere come faccio il make up questi giorni, vi ho caricato tutto quanto su Instagram e TikTok, almeno insomma lì vi posso fare dei video un po' più brevi. E poi dobbiamo assolutamente andare, perché sono le 9 e visto che ci vuole un'oretta per arrivare, dobbiamo prendere la metro per le 10. Ok, siamo scesi dalla stazione Jamshil, 3-4 l'uscita, se vi interessa almeno sapete dove andare. Tutto Lotte World, quindi noi dobbiamo andare tipo là, che è la sezione 2. Allora, dovete sapere che la parte del Lotte World è tipo gigante. Ci sta appunto la tower, che è questa che vedete qua dietro. Poi ci sta il centro commerciale e tutti i vari spezzettoni praticamente. E però questo qua è l'ingresso, dove dobbiamo andare noi. Tra l'altro è già quasi tutto per Natale. Cioè, è assurda questa cosa, già si stanno preparando. Comunque qua c'è anche la Jenna, c'è la nostra amica. Appunto, voi uscite alla 4, camminate dritti e questo è il mega ingresso che adesso vi faccio vedere. Eccolo, il mega portone. Maestoso, gigante. Ora dobbiamo soltanto entrare. Ieri abbiamo preso i ticket online, vi lascio il sito qua sotto se vi interessa. In teoria, vedete, ci sono questi posti per affittare le divise. Allora, lo so che non mi vivrò l'esperienza al 100%, ma io non me la voglio mettere là l'uniforme. Primo perché non mi metto le gonne in generale, quindi mi sentirei ah. E poi no, non mi va. Primo e altro motivo, le taglie coreane sono strane, quindi no, non voglio rischiare di avere un mental breakdown adesso. Sinceramente, quindi va bene così. Mi sto facendo un giro per vedere se c'è qualcosa da comprare, l'acqua, non lo so, perché sto morendo di sete, non me la sono portata, giustamente. Ovviamente avete dubbi che ci fossero di piango anche qui dentro, quindi sto facendo un giretto di giusto per capire se c'è qualcosina di nuovo, ma credo che tutti gli piang siano un pochino simili. Oh, ma questo è un robot per fare i gelati! Perdonatemi. Ma in che senso? Allora, l'unica cosa odiosa è dover tenere la mascherina costantemente. Infatti ringrazio la skincare che faccio sempre, perché altrimenti sarebbe un casino. Voglio provare questo posto perché ho fame. Praticamente sono dei sandwich con l'uovo. Poi ovviamente oggi sto facendo tutti i TikTok, quindi poi andate lì per vedere tutti i dettagli. Ok, alla fine ho preso l'original one. Lo stanno facendo le ragazze qua. Ho pagato pochissimo, 2,68 euro. Mi sono messa qui vicino alla fontana, sperando che nessuno voglia fare la foto. Tra l'altro, non sapete quanto è stressante dover registrare tipo 60 contenuti diversi allo stesso tempo. Cioè, sembra una cavolata, ma adesso devo mettere il telefono sotto la macchinetta, sperando che il tutto non caschi. Comunque mi hanno dato la marmellata di fragole, che non ho ben capito dove la dovrei mettere. Io pensavo fosse ketchup, che aveva più senso. Vi faccio vedere come ha fatto. È praticamente un sandwich con l'uovo dentro. Buono, ho messo le uova. Siamo entrate qua dentro. Guardate tutte le robine. Qua scegliete prima la gonnellina. Anche questa era carina.
zona con la presa, la rosa. This one? Yeah, I think it's cute together. Quindi qua le camicette, gonnelline e poi c'è il reparto accessori. Rosso credo si stia cambiando. Ragazzi, a me mi fanno volare queste cose. Cioè non su di me ma sugli altri. Guardate la fantasy della mia amica. Forse la camicia che mi disturba. Non so cosa mi disturba. Che dici? Che dite voi? Non so cos'è che ti disturba di questo look. A te piace? A me piace. Forse i colori mi sbattono, non lo so. La giacca più fredda. Questo cos'è? Prova a cambiare qualcosa, non lo so. Ok, lasciate. Ci sono un po' di cose, puoi provare. Ora stiamo facendo lo stylist agendo. Eccola qui, guardatela che carina. Comunque per le mie amiche mid-size vi dico che ci sono le taglie anche più grandi. Perché tipo la 77 credo sia una 40 italiana più o meno. E l'88 vi faccio vedere. Vedete, l'88 è comunque una bella taglia. Quindi possiamo farlo. Questo è il prezzo per le cose che ha preso Ross. Giusto così per... Credo questo sia un set. Questo sarà tipo gonna, camicia. Ho provato 200 cose. Questo è per il servizio pulizia del camerino. Adesso parte lo shopping della parte superiore. Però almeno siamo entrate. Abbiamo ritirato il bigliettino fisico. E ora qui, niente, come vedete ci sono tutti i cerchiettini. Quello col polpetto. Non so se c'è ancora quello con la rana, sinceramente. Gianna lo sta cercando. Oh, Gianna, you find it! Yeah. E questo è il posto dentro, come vedete è fatto a piani. Qua in realtà c'è la pista dove si può pattinare. Ora scegliamo giusto le giostre da fare prima che si faccia la fila. Qua ci sono altri negozi per le divise. Ok, è meglio quelli dentro a quanto abbiamo capito. Qua c'è Domino. Wow, stranissimo girare con loro due gonciate così. E io, ah, un altro cerchietto. Mettiamoci questo coso. Yeah. Now we are all matchy. Ross. E qua. Aspettate tutte le cose. Ma forse è pieno. Lì stanno le mongolfiere. Qua c'è tutta una cosa. Eccole. Ovviamente i posti da mangiare stanno ovunque, che ve lo dico, a fare. Ci sono un po' di tutte le nazionalità. C'è anche uno che si chiama La Cucina, che però non mi sembrava un'ottima cucina, quindi evitiamo. A questo punto andiamo da Domino. Ovviamente è salso piccante, cedrolino, perché con la pizza, ti giuro questa cosa mi fa morire, che loro mettono i cedrolini con la pizza e la bibitina qua. Ovviamente questo per pulirti le mani. C'era solo la pasta della pizza. Quella pasta a piadine. Mi prego, che paura. Ok, sì. Proviamola, nel senso. La devono piantare. La devono aprire la cesta. Sento più insultata che mai. Ragazzi, non voglio fare la tipa. Però raga, non è. No? Quindi il cibo è Lotte World per ora. It's cold. They didn't make it fire. Come vedete qui c'è tutta la parte fuori. Dovete seguire veramente la scritta Magic Island e andare. Tra l'altro abbiamo capito le giostre che vogliamo fare, ma prima stiamo uscendo a prendere una boccata d'aria. Guardate che bello con tutti gli alberi. Io esco pazza per queste cose. Wow. You wanna do this one? The tower? No. Then I ask to you first. Me, I would do it. I love those. No, I could never. No, not this one. Yeah. Not the open one, because I don't like the open one. For me, like any ride I can. Il nostro premium pass per fare questa. Quindi adesso entriamo. Allora, praticamente l'unica delle montagne russe che c'è qua dentro, che si chiama French Revolution, aveva 140 minuti di fila. Sinceramente, più di 2 ore di fila. Abbiamo usato il nostro unico Magic Pass, che vi consiglio di prendere se venite qua, per fare quella di prima. Ok, forse riusciremo a fare questa della barca. Forse. Perché adesso c'è meno fila e scorre un pelo di più. Ok, l'abbiamo appena fatto, ragazzi. Non ero più abituata alle giostre che ti danno la sensazione di vuoto quando vai giù. But it was funny, right?
It was so much fun. E la Ross non ha più fatto alla fine perché ha detto ma chi bisi? Capito? E quindi l'abbiamo fatto solo noi. Però vi giuro, un'ora di fila ne valsa la pena. È stato molto divertente. Per un attimo pensavo di non farcela. Che quando c'è questa. No, a me mi dà fastidio questa sensazione di vuoto che ti fa quando fai. E per un attimo ho fatto cacata! Però è stato carino. Scusate il salto brusco temporale, ma cioè voi non avete capito. A proposito di temporale. Abbiamo fatto in tempissimo a tornare a casa. Che non so se si può notare fuori. Sta diluviando. Ma ha fatto certi tuoni che voi non avete idea. Cioè, Jen ha scritto sul gruppo, pensavo che il Nord Corea stava bombardando Seoul. Cioè, per dirvi, no? Giusto per darvi un'idea di quello che potrebbe essere, no? Meraviglioso. Speriamo di no. Ma ha iniziato a piovere, quindi credo proprio di no. E adesso mangeremo. Faccio ramenini. Wow. Non so se mi faccio ramenini. Per parte un po' più Italia questa. Io papparà. Il mio niente. Korean. Io solo Italia. Domani facciamo le penne qualche. Cioè, oh, le penne al sugo. Anzi, io l'ho portata. Penne al sugo. Penne al sugo. Va bene, ci sto. Abbiamo anche della granella di pistacchio. Facciamo i ramen col pesto. Il pistacchio. Yeah! Eccoci qua. Però, Eccoci qua. Meno. 20 Century Girl, che vi consiglio PS ancora una volta. E mentre abbiamo qui i nostri ramencini e il nostro radish, che ancora mi chiedete che cos'è? È radish. È radish.